Ciao! Allora, oggi inquadratura completamente diversa dal solito con questa meravigliosa tovaglietta in carta. Ebbene sì, perché voglio provare con voi a fare questo kit Crystal Experiment di The Tiger. Allora, intanto lo apriamo perché è una novità anche per me, è una novità anche per me anche l'inquadratura, quindi portate pazienza per tutto. Tiriamo fuori tutto. Faccina, che carina. Allora, dunque, qui ci sono tutti i pezzi e iniziamo dalle istruzioni, direi. Bene, ci sono più effetti, attenzione che altro, raccomandazioni, contenuto, come eseguire l'esperimento. Oh, ci piace. Allora, colorare tutte le singole parti con il pennarello in dotazione. Più si colorano, più vivaci risulteranno i cristalli. Ah, quindi l'immagine è questa, che sono questi due, ma da tutte le parti? O solo dalla parte? Aspettate che... Pennarello. Dov'è il pennarello? Eccolo qui. Oddio. Allora, pennarello. Ok, quindi questa che parte è un po' più ruvida, mentre questa è liscia. Andiamo a colorare tutte le parti. Ok, iniziamo con il pennarello a colorarle tutte. Partiamo. Ah, di giallo? Ok. Giusto, è un pulcino. Dunque, adesso cosa dice? Arrotolare la striscia attorno alla base di plastica. È possibile legare le due estremità tramite le incisioni. Per fortuna che ci sono le immagini perché non ho capito niente di nuovo. Ah, comunque due dice una volta colorato, anche se non lo dice, di dividerlo e di... Che ci sono le immagini, queste due parti che forse erano da dividere prima, ma noi le dividiamo adesso. Ecco qui. Come lo metto? Così. Ma da colorare anche il dietro, solo davanti? E se noi colorassimo anche il dietro? Oddio, non è proprio un pulcino precisissimo, eh. Forse qui è da aprire un po' di più. Ecco. Beh. Ok. O meno. Cosa dici di farla? Tre che non capisco. Ah, di aprire tutti. Ah, guardate, di aprirli tutti quanti. Quindi così. Ah, ma allora va colorata anche l'altra parte. Ditelo. Ok, allora, ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo aprire tutte quante le penne. Quindi apriamo tutte le penne, così. Dice di sì.
Qua viene via un po' il colore, aspettate che ci ripasso. Perché noi lo vogliamo bello vivido. Anche qui. Ok. Ma se noi lo mettiamo in piedi e poi dopo lo apriamo, non è più comodo? Scusate, scusatemi, eh. Dove lo devo mettere in piedi? Qui? Fissarlo nei quattro punti? Ok, allora 1, 2, 3 e 4. Fissato così, no? E adesso lo apriamo. Sembra di fare l'albero di Natale. In poche parole. Sapete quando aprite la bite? Ecco qui. Oddio, un po' spelacchiato come pulcino. Comunque va bene. Poi andiamo avanti. Allora, ci dobbiamo mettere la testa, non so come, e la strisciolina. Striscia d'erba dice nell'immagine alla fine, mentre qua dice da rotolare la striscia attorno alla base in plastica. Allora, la striscia che è questa. Come la faccio la striscia? Come la rotolo? Ah, ma devo staccarla, ditelo! Ok, e questa qua va intorno così perché è l'erbetta. Io come la lego? Così ci sono più o meno i dentelli. Oh, signor! I dentelli ci sono da una parte, non dall'altra. Lì, li facciamo noi i dentelli. Tra un po' vado a petterci la colla. Lo vedo molto precario. Dio, ma è larghissimo. Ma se non andassimo a incollare? Beh, vabbè, intanto teniamolo così. Perché è così che va, no? In esterno. Sì. Poi andiamo a metterci la testa. Oh signora, anche la testa. Così? È un po' come mettere la punta dell'abete, perché presente, oddio, l'albero di Natale che in base a dove va la punta è perché è la parte più bella. Poi la testa è molto. Ok, adesso accaliamo questo bellissimo pollo con la testa. Ok, ecco, saluta, saluta pollo. Beh, che è poi un pulcino. Andiamo avanti con le istruzioni. Oh, Madonna santa. Allora,
Preparare quindi la soluzione, versare 20 ml di acqua calda di rubinetto, 65 gradi utilizzare un termometro, nel beaker, dov'è 65 ml? Come fa? Ah no, 20 ml, quindi sarà tutto questo? Oddio, sarà da 20 ml? Ah, 20 ml dalla riga, peccato che non c'è la riga. Qui fa vedere che 20 ml è dalla riga. Qui fa vedere che non c'è la riga. Ok, vado a metterci l'acqua calda, molto calda, ed è più o meno così. Ah, torno subito. Allora, rieccoci qui. Dunque, Mister Pollo, ti sposti un secondo? Grazie, perché qui devo mettere l'acqua. Che dobbiamo andare avanti a leggere che cosa dice. Eccoci qui. Dice: aggiungere metà della bustina contenente fosfato monopotassico. Mescolare utilizzando la spatola finché il sale non si sarà sciolto. Versare tanto contenuto e continuare a mescolare. Ok. Allora, per adesso devo metà farla mescolare e poi aggiungere l'altra. Ok, vabbè. Oh, con la nostra bellissima spatola. E questo è il contenuto della bustina. Che ci vorranno quindi le forbici, immagino. Che ne so se è metà, mettiamocene un po' e con la nostra meravigliosa spatolina mescoliamo. Ah, quando l'acqua torna limpida, vuol dire che è sciolto. Ok, continuiamo a mescolare. Intanto che mescolo, farò danni, ma andiamo a leggere anche cosa dice. Ve lo leggo fuori camera perché li volevo mescolare. Dice di mescolare finché la polvere non si sarà completamente sciolta. Ok, possiamo farcela. Poi lasciare raffreddare la soluzione e poi versarla all'interno della base di plastica. Posizionare il pollo in un luogo sicuro lontano da correnti d'aria e fuori dalla portata dei bambini. Trascorsa qualche ora, il pollo sarà ricoperto di cristalli. Ok, allora direi che il più è fatto. Qua direi che è completamente sciolto, ma continuiamo a mescolare ancora un pochettino. Qua c'è il Mister Pollo. Ma così con la spatola non sento più niente. Comunque continuiamo a mescolare un secondo. Intanto vi faccio vedere Mister Pollo, eccolo qua, che è così. Diciamo che forse ci dovrei mettere un attimo di colla da qualche parte perché non è proprio la cosa più precisa di questo mondo, però è carino. Ok, si è macchiato anche lì. Adesso ah, devo lasciare raffreddare, quindi facciamo che ci rivediamo Ok, tra allora, 5 minuti. minuti. Passato il tempo, qua si è raffreddato. Ora voglio ridere a mettere questa parte l'acqua dentro qui senza bagnare la carta. Quindi io direi che la carta la togliamo, ecco. Poi come la verso dentro? Così. Voilà. Senza perderne una goccia. E adesso possiamo rimettere il pratino. Ecco qua. E questo è Mister Pollo. Così. Allora, adesso sono le. Va bene, facciamo passare qualche ora da adesso, che comunque è 17:30. Facciamo passare un paio di ore. Lo mettiamo da qualche parte lontano da tutto.
e vediamo con gli aggiornamenti. L'aggiornamento intanto è che la parte sotto della carta, aspettate, si sta completamente imbibendo d'acqua. Ho visto un punto, mannaggia, l'ho visto attraverso lo schermo e non dove non c'è il giallo, aspettate. Ecco qui. E Primo vediamo cosa aggiornamento dopo succederà. un'ora, l'ho messo davanti alla finestra solo per farvi vedere un attimo, eccolo qua. Allora, c'è l'acqua sotto, ha preso l'acqua, infatti vedete che è un po' bagnato, ecco, e ha bagnato anche la testolina, però per il resto nessun aggiornamento, ma è passata solamente un'ora. Allora, Vedremo. aggiornamento. Sono passate ben 6 ore e guardate, si inizia a vedere qualcosa. Poco poco c'è ancora dell'acqua dentro, ma si inizia a vedere. Comunque ormai è sera, quindi lo riguardiamo domani. Per arrivare alle 24 ore che dicono loro, lo guardiamo domani pomeriggio, ma noi lo guardiamo anche domani mattina per un piccolo aggiornamento. Certo che inizia appena appena i cristalli, non proprio quello che dicono loro, fu pieno, ma comunque qualcosa Eccomi qui c'è. con l'ultimo aggiornamento. Allora, sono passate esattamente 24 ore e no, cioè, guardate, ci sono un sacco, cerco di avvicinarvelo, si vedono un sacco, ma è bellino, sono delicatissimi, perché attenzione, perché appena si toccano cadono e si vedono, però sono bellini. Ecco, diciamo che poverino è un po' molto spennacchiato, però è carino. Alla fine l'esperimento comunque ha funzionato. Volevo provare a muovere un pochino le carte, però secondo me sì, cadono tutti, quindi lo lasciamo così. È bellino, ha funzionato. Mister Pollo ha funzionato. Considerate che era in una busta sorpresa di The Tiger, quindi comunque sia neanche pagato, bello, simpatico e poi è stato divertente da fare. Quindi fatemi sapere se vi ho tenuto compagnia e se vi è piaciuta questa idea da fare assieme per intrattenimento, se l'avevate provato anche voi, se magari a voi era venuto un pochino meglio. Io comunque con Mister Pollo vi saluto e mi raccomando, se vi è piaciuto il video, anche solo un pochino per la pazienza che ci ho messo io per cercare di farlo, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella. Mister Pollo, dov'è la campanella? Qui sotto, ecco, lì sotto. Così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!